Quella che sto per raccontarvi è una storia che fu raccontata a me tanti anni fa da un mio vecchio amico che mi lasciò molto incuriosito. Ora voglio rendere partecipi anche voi di questa piccola storiella che non è assolutamente, e ripeto, non è assolutamente un attacco alla Marlboro e né tantomeno alla Philip Morris, che è la detentrice del marchio Marlboro. È semplicemente una piccola fiabetta che finita la quale vi lascia un po' un punto interrogativo in testa. Ora, quello che stiamo prendendo in esame è un pacchetto di Marlboro Light, come potete vedere dai dettagli in oro, ma anche se avessimo un pacchetto di Marlboro normali con i dettagli in rosso, il succo della favola non cambia. Ora, se noi partendo dalla scritta vediamo subito che la M maiuscola è più grande delle altre lettere, tranne della L e del B centrali, che stranamente sono più lunghe della M maiuscola. Se noi andiamo con un dito a coprire sulla linea della M maiuscola tutto il nome, ci viene fuori queste due zampette della L e della B centrale, che sembrano formare in tutto e per tutto il numero 11. Ora, che cos'è il numero 11? È semplicemente un numero, ok? Però nella numerologia esoterica l'11 significa anche che è un cioè non è che significa, però è associato al tradimento di nemici segreti. E fino a qui non c'è niente di strano, ok? È un numero. Però se noi andiamo a girare il pacchetto, visto al contrario, sempre coprendo sulla linea della M maiuscola, perfettamente così, la scritta Marlboro, lasciando sempre scoperte le due zampette della L e della B, sembrano in tutto e per tutto i piedini di una persona di colore rivolte verso destra. Ora, questa persona di colore, io avanzo l'ipotesi che sia una persona di colore impiccata, e ora vi dirò perché. Vedendo il pacchetto invece, per quanto riguarda queste forme geometriche, ne abbiamo una, due sulla parte posteriore e tre nella parte in fondo. Non ce l'abbiamo né nella parte laterale, sia una che nell'altra, e nemmeno nella parte superiore, ma ne abbiamo semplicemente tre. Ora, tre. Perché tre? Perché se noi corriamo un po' con la fantasia, queste forme stilizzate sembrano formare delle lettere, e la lettera stilizzata in questione che si viene a formare è una K. Quindi abbiamo una K, una seconda K e infine una terza K. KKK. Ora, voi direte, che cos'è KKK? È semplicemente il Ku Klux Klan, che è stato un movimento, o meglio, proprio una confraternita di protestanti bianchi che erano convinti della loro supremazia nei confronti della popolazione nera, fondata e costituita soprattutto da ex militari dell'esercito degli Stati Confederati d'America, che è stata attiva negli anni che andavano dal 1865 più o meno al 1880. Fatto sta che se noi apriamo il pacchetto di sigarette e andiamo ad aprire anche le ali che sono nel coperchio, spero che si veda bene. Scusate, ecco, si vede bene niente perché mi si richiude. Ok, ci siamo. Ora, contro luce, noi possiamo rileggere ancora la scritta Marlboro al contrario. Se noi vediamo con attenzione, la R e la O e la R e la A, viste al contrario, sembrano formare i numeri 70 e 76, che è il periodo del 1800, quindi 1870 e 1876, in cui il Ku Klux Klan fece il maggior numero di vittime fra la popolazione nera. Ora, non è finita qui, vi faccio vedere l'ultimo dettaglio, che è nel logo, quello PM della Philip Morris, che non è il Veni, Vidi, Vici qui sotto, che è scontato, certo, non è un inno al pacifismo, perché come sapete vuol dire venni, vidi e vinci, usato
In primis da Giulio Cesare quando andava sul suo nuovo campo di battaglia e poi sterminava tutti. Vabbè, ma non è quello che vi voglio far notare. Ma una cosa ancora più curiosa, se noi osserviamo bene la figura geometrica che si viene a formare fra le gambe dei due cavalli, 1 e 2, sembrano in tutto e per tutto, spero di avvicinarmi il più possibile senza sfocare troppo l'immagine, comunque sembrano in tutto e per tutto due omini incappucciati. Tutti bianchi che sferrano un pugno in avanti. Quello sotto al cavallo destro sferra un pugno col braccio destro. Quello sotto al cavallo sinistro sferra un pugno col braccio sinistro. E si guardano. Questo guarda in qua e questo guarda in là. Ora, questi due omini incappucciati di bianco, che cosa vi ricordano? Due membri del Ku Klux Klan. La storiella è finita, spero di aver lasciato perplesso anche voi. Comunque, ripeto, è solo una storiella.